Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catania. Ciao a tutti, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata parleremo delle radici temporali del cover-up sul fenomeno UFO. Allora, l'ufologia classica nasce ufficialmente nel 1947 con la OAX dell'UFO Crash di Roswell e poi con gli avvistamenti UFO di Kenneth Arnold, che erano Orten 229. Dopo 70 anni, gli ufologi classici non hanno ancora imparato a misurare il loro oggetto di studio, non hanno costruito alcun modello quantitativo, sono ancora distanti anni luce dal testare un modello sul fenomeno UFO. De fatto, gli ufologi classici non hanno alcuna idea scientifica sulle cause del fenomeno UFO. Come sempre in descrizione al video praticamente di questo episodio trovate il link che vi conduce direttamente alla pagina web sul mio blog paleocontatto.blogspot.it, la bloggata ha a tema le radici temporali del cover-up sul fenomeno UFO. Io in questa breve sintesi multimediale di Cazzeggio Catabiotico vi starò a fare una breve e rapida introduzione, il resto se vorrete potrete andare a leggervelo cliccando sul link indicato nella descrizione del filmato di YouTube. Allora, per spiegare il fenomeno UFO, nel 1968 nacque l'ipotesi naturale. È un'ipotesi nata che è formulata appunto nel 1968 ed è sicuramente vero che molti aspetti dei presunti UFO sono spiegabili con fenomeni naturali. Tuttavia, esistono casi ufologici ben documentati e quindi tali da essere reali e misurabili, per cui l'ipotesi naturale non è verosimile, tantomeno è plausibile. Di conseguenza, bollare tutta la fenomenologia UFO come un evento naturale è fare cover-up. Con il tempo fu formulata l'ipotesi militare. Sicuramente è vero che molti avvistamenti di presunti UFO sono spiegabili con prototipi militari segreti, non ancora noti alla storia pubblica dell'aviazione, ma esistono casi ufologici ben documentati, quindi reali e misurabili, in cui l'ipotesi militare non è verosimile, tantomeno è plausibile, in quanto gli UFO mostrano capacità tecnologiche molto al di sopra dell'attuale tecnologia terrestre, in cui ogni evento è datato. Di conseguenza, bollare tutta la fenomenologia UFO come causa militare di prototipi segreti è fare cover-up. Vi invito a confrontare con quello che è scritto con modelli ufologici quantitativi V6.5, capitolo 27, differenze tra tecnologia aliena e tecnologia terrestre. Pagina 252. Con il tempo, nel 1958, venne formulata l'ipotesi psicosociologica e magnetica. Nel 1958 lo psicologo Jung bollò il fenomeno UFO come isteria di massa o realtà creata dalla mente, mentre negli anni 80 emerse un'ipotesi quasi simile dei campi magnetici. Ovviamente le due ipotesi sono minchiate atomiche. Vi sono eventi ufologici ben documentati e misurabili e rilevati anche dalle macchine, quindi anche dai radar, che attestano la realtà di alcuni oggetti. Oggetti che esprimono una tecnologia non presente sulla Terra, come ad esempio i Foo Fighters, qui la cui fenomenologia continua dalla fine e dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi. Quindi etichettare tutto il fenomeno UFO con l'ipotesi di isteria vuol dire fare cover-up. L'ipotesi parafisica. Questa ipotesi nasce da un racconto di fantascienza pubblicato su Amazing Stories
nel novembre del 1929, Microcosmic Buccaneers di H. Vincent, in cui si immagina l'esistenza di alieni che vivono in una realtà alternativa, collocata nelle dimensioni microscopiche, atomiche e subatomiche. È ovviamente fantascienza, come ha ben dimostrato la fisica con la scissione dell'atomo nel 1945. Ipotesi temporale. Questa ipotesi suppone che gli UFO siano viaggiatori temporali, ossia esseri umani del futuro che tornano indietro nel tempo a visitare i propri progenitori. Anche questa ipotesi è fuffa sonica. La sua genesi proviene da un racconto di fantascienza in Amazing Stories numero 8 del novembre del 1927, The Time Machine Man of Ardatia di F. F. Flagg, in cui l'iconografia aliena è riciclata dall'idea degli alieni seleniti, esseri di un altro mondo reali, provenienti dalla fantasia di H. G. Wells. Ipotesi del complotto alieno. Questa ipotesi complottista nasce su Amazing Stories nel novembre del 1938, con la novella di fantascienza Monstrosity of Evolution dell'autore Thorpe McCluskey, in cui l'autore di fantascienza immagina che delle radiazioni siderali abbiano rimbecillito e storpiato uno scienziato nano pazzo che fabbrica esseri umani mutanti in vasche di vetro. È il plot dell'isola del dottor Moreau di H. G. Wells del 1896, che fu riciclato ed adattato ad un altro contesto dall'autore McCluskey. Successivamente, gli autori di fantascienza ricicleranno il racconto di McCluskey, trasformando lo scienziato umano nano pazzo in alieno ostile. È sulla rivista Fantastic Adventure del novembre del 1939 che fu pubblicata la fiaba di fantascienza The Purple Conspiracy, scritta da Stanton A. Coblenz, una fabula spy fantascientifica in cui, nella bella immagine d'apertura del racconto, si scopre che Predator nacque dalla penna degli illustratori Julian S. Krupa e Kenneth J. Reeve. Gli esseri antropomorfi rettiliani saranno poi permutati da vari autori di Amazing Stories. E invece su Thrilling Wonder Stories del novembre del 1940 che fu pubblicato il racconto Gift from the Stars di E. Hamilton. De facto è il plot arabo del genio della lampada, riciclato da un autore di fantascienza che trasformò il genio in alieno, in cui fu introdotto per la prima volta il concetto di adduzione aliena benigna. È nel novembre del 1943 che la rivista Amazing Stories pubblicò la fiaba di fantascienza Empire of Jagga dell'autore David V. Reed, in cui si ipotizzava un'alleanza tra nazisti ed alieni rettiliani, mentre il plot introduttivo del racconto poneva come incipit: a quale parte dovrebbe stare un terrestre se scoppiasse la guerra dei mondi? Di queste genesi l'editoria fuffalogica si nutrirà a piene mani per molti lustri, aspergendo una quantità industriale di cazzate tonanti che finiranno per aggiungere rumore ed occultare la vera natura del fenomeno UFO. Ipotesi intraterrestre. Le minchiate della Terra Cava nascono nel 1692, trascinandosi in letteratura fino al 1892. Tuttavia, l'idea che sottoterra ci fossero esseri malvagi nacque nell'horror di fantascienza posto nel futuro da H. G. Wells, The Time Machine, del 1895, dove l'autore collocò un'intera civiltà cannibale proliferante sottoterra. È invece in Science Wonder Stories del luglio 1929 che fu pubblicato il racconto The Menace from Below di H. Vincent,
in cui si immaginò che contestualmente all'attuale cultura umana viveva sottoterra una civiltà aliena i cui scavi sotterranei provocheranno frane epocali e disastri immemorabili nella metropoli di New York City. Il plot di H. G. Wells fu permutato poi da G. P. Bauer nella novella di fantascienza e Subterranean Adventure in Wonder Stories del luglio del 1930, in cui una civiltà subumana, simile a quella di Wells, vivrebbe sotterranea in modo contemporaneo alla normale civiltà umana, e la presunta civiltà sotterranea sarebbe sadica, intenta a rapire e torturare esseri umani. Sarà poi in Amazing Stories del marzo del 1943 a pubblicare il racconto A Victory from the Void, scritto dagli autori W. P. McGivern e D. W. O'Brien, quali saranno i primi a proporre ai lettori di fantascienza il mito degli UFO nazisti, immaginando una base spaziale su un asteroide gestita sia da esseri umani quanto da alieni quasi gnomi, bassi, piccoli, pelati, de facto lo stereotipo dell'alieno grigio selenita di H.G. Wells. È in Amazing Stories del giugno del 1946 in cui si pubblicò il racconto Agarty di Heinrich Hauser. Nella fiaba si fondono i bunker sotterranei nazisti, costruiti per sfuggire ai bombardamenti alleati, con le minchiate della Terra Cava, in cui vari nazisti sarebbero sfuggiti alla cattura degli alleati, avendo poi costruito una bomba atomica potentissima, posta come una testata atomica, su un missile V7 per distruggere il mondo. Il remake di tale tesi fu pubblicato nel giugno del 1947 in Amazing Stories con The Shaver Mystery. Quattro racconti di Shaver Mystery narrano l'esistenza di un antico manoscritto, dal quale l'autore avrebbe appreso una misteriosa nuova lingua. Da questa Shaver rivelerebbe l'esistenza di un'antica civiltà tecnologica che una volta viveva sottoterra. Si mescola quindi alla minchiata del plot nazista della Terra Cava il concetto di Lemuria, antica civiltà aliena, aggiungendovi anche entità robo-biologiche aliene, il remix del plot di Thorpe McClusky del 1938, con esseri sadici o benigni, i quali rapirebbero le persone, quindi il remix del plot di G.P. Bauer del 1930 ed Hamilton del 1940, per torturare oppure per aiutare gli esseri umani. Di conseguenza abbiamo. Ah, e poi c'è da aggiungere che in The Shaver Mystery fu introdotto, diciamo, l'iconografia demoniaca, mescolando quindi un po' di religione con l'iconografia religiosa e diciamo la questione aliena. E veniamo quindi all'ultima ipotesi, ipotesi extraterrestre. Questa è l'ipotesi che ha pieno fondamento scientifico, essendo razionale e tecnologicamente spiegabile. Nacque nel movimento protestante del 1500, in cui nei paesi protestanti si generò un ambiente favorevole al libero pensiero e alla possibilità di vita aliena su altri mondi. Francis Godwin, 1562-1633, fu un vescovo anglicano. Stampò postumo un libro di fantascienza, The Man in the Moon, or A Discourse of a Voyage, pubblicato da Domingo González nel 1638, in cui il vescovo anglicano Francis Godwin postulava l'esistenza di alieni sulla Luna. Furono le idee della pluralità dei mondi di Giordano Bruno del 1600 che ebbero così a germinare in modo prolifico nei paesi protestanti. Filosofi come John Locke, astronomi come William Herschel e politici come John Adams e Benjamin Franklin nel 1700 sostennero pubblicamente le idee della pluralità dei mondi di Giordano Bruno. Tuttavia, tale idea ebbe a diffondersi in modo ampio alla popolazione ignorante e spesso analfabeta solo tramite il mondo della protofantascienza del XVIII secolo, con una serie di scrittori ante 1926. Infatti,
La genesi del viaggio del tempo è imputabile a un francese, L.S. Mercier. Dal suo racconto poi ebbe a svilupparsi tutto l'inviluppo di fantascienza dei viaggi del tempo, inclusa l'ipotesi temporale ufologica. È invece genesi, per quanto riguarda lo sviluppo di fantascienza, dell'ipotesi del mondo intraterrestre e del complotto alieno, i racconti del Poe sullo zombie, il mostro mutante, con Poe appunto Stoker e Kafka. I tre scrittori, Poe, Stoker e Kafka, furono quindi genesi per lo sviluppo di fantascienza sia del mondo intraterrestre con mostri quanto del complotto alieno. La genesi dell'invasione aliena spetta a H.G. Wells, mentre la genesi del primo contatto è sicuramente di Eliza Haywood e Jonathan Swift, i quali hanno ottime ragioni per poter parlare del primo contatto. Genesi del viaggio interstellare è invece di Giulio Verne e di H.G. Wells. La genesi della tecnologia immaginaria nasce con Eliza Haywood e Verne, quindi Wells e anche Salgari. Genesi dell'extraterrestre invece di Voltaire e di O'Dalin, che lo introducono nei loro testi. La genesi dell'androide o del cyborg deriva da Mary Shelley, dell'essere composto da parti morte, Frankenstein. Abbiamo poi la genesi del robot, che è di Key Capek. È importante rilevare che dentro i filoni della genesi per quanto riguarda l'ipotesi extraterrestre, con i relativi autori di protofantascienza che vi ho appena elencato, è importante sottolineare che Eliza Haywood e Jonathan Swift furono dei contattati. Quindi la genesi del primo contatto quanto la genesi dell'argomento della tecnologia immaginaria è un elemento che ha un seme che è stato introdotto e potenziato da una presenza aliena che già monitorava la Terra e che, all'accorgersi dello sviluppo di questo pensiero, ha collaborato per la introduzione e la diffusione di questo concetto nella narrativa di proto-fantascienza. Se questi argomenti vi interessano, potete andare ad approfondire le restanti tematiche seguendo il link che trovate nella descrizione del video di YouTube. Per questo episodio abbiamo finito, ciao, alla prossima!